Sì, è una bella occasione per dimostrare al Paese quanta eccellenza ci sia in Calabria. Tante cantine, tanti produttori ai quali la Regione, grazie al lavoro dell'assessore Gallo, ha dato la possibilità di esporre i propri prodotti qui al Vinitaly. Ed è bello che la Calabria abbia scelto questo slogan dove tutto è cominciato, perché la Calabria è la terra di Enotrio, quindi è una terra che ha tanti vitigni eccellenti e tante piccole cantine che hanno bisogno di essere aiutate per distribuire i loro prodotti straordinari in un mercato importante come quello del vino, che è un mercato tanto importante perché i prodotti delle aziende che producono vino sono profondamente legati al territorio, cioè promuovere le nostre eccellenze significa fare una grande operazione di marketing territoriale, far conoscere tanti luoghi della Calabria che sono sconosciute. Molte cantine in Italia hanno fatto la fortuna dei luoghi dove queste cantine sono ubicate, quindi grazie ai produttori calabresi che svolgono un lavoro straordinario, è compito e dovere della Regione sostenerli e l'assessore Gallo lo sta facendo molto bene. Sì, è stata cambiata la disposizione ed è stata fatta anche un'operazione molto molto importante, perché consentirà alla Regione di avere uno spazio bellissimo per più anni. Cioè questo spazio sarà utilizzato anche nelle prossime edizioni del Vinitaly. Eravamo abituati a fiere dove si facevano allestimenti e poi si rottamavano. Invece abbiamo pensato di fare uno spazio bellissimo, quello che oggi voi vedete, e di farlo diventare proprietà delle cantine calabresi che lo utilizzeranno in tutte le edizioni del Vinitaly anche negli anni che verranno. Io sono molto preoccupato quando vengo al Vinitaly, perché vengo come oggi alle 10:30, visito tutte le cantine, ogni cantina mi fa bere qualcosa, alle 12 sono sistematicamente brillo, vorrei cominciare con l'olio, non so se me lo consentirà l'assessore Gallo, perché ci sono grandissimi produttori di olio, ecco, manifestazioni del genere servono proprio a dare ai nostri produttori che fanno tanti sacrifici la possibilità e l'orgoglio di dimostrare quanto eccellente sia la Calabria.